tempo a fare questo gameplay. Vorrei scusarmi se in questo periodo non ho pubblicato i video che in paradosso aveva registrato, ma ognuno ha i suoi casini. Come sapete, Paradosso, dopo aver registrato molti di questi gameplay, è stato ricoverato per problemi di salute. Per cui, adesso che ho un po' di tempo, farò il commentary a questi video e poi li pubblicherò, anche se era un po' di tempo che non lo facevo. Allora, Paradosso si è dato molto da fare con la sua relax. Come potete immaginare, quando lui si dà molto da fare, significa che ha intenzione di creare un mondo molto, ma dico molto, variopinto, se vogliamo dirla così. Oggi ci incominceremo a creare delle staccionate. Perché questo mondo è bello, però dobbiamo incominciare ad allevare un po', ad arare il grano, perché non è che possiamo sempre vivere di caccia. Quindi ci daremo da fare ad allevare, ci daremo da fare a coltivare la terra e piano piano porteremo a buon termine questo lavoro. C'è una cosa che bisogna mettere in paradosso. Quando inizia a progettare i suoi lavori su Minecraft, diventa eccezionalmente creativo. Ne approfitto anche per dirvi che ora che Paradosso sta ricoverato, gli ho regalato un portatile e gli ho installato la versione più aggiornata di Minecraft. E visto che non ha praticamente niente da fare in clinica, per poter passare un po' il tempo, pensato bene di ricreare con la versione più nuova il suo mondo preferito. E quando dico il suo mondo preferito, sapete bene che mi riferisco, no? Ibn Battuta. Ormai sono mesi che sta giocando a Ibn Battuta in versione 1.8 e le cose sono molto molto fortunate. Innanzitutto perché il mondo non è per niente uguale alla versione 1.7. Ci sono molte cose che sono diverse, specialmente la localizzazione, quello che prima stava in alcuni punti, adesso è stato leggermente spostato. Quindi la versione 1.8 in qualche modo modifica anche la conformazione del mondo attraverso il sedere. Per cui, tecnicamente è come se fosse un nuovo mondo. Quindi sarà divertente vedere quello che riuscirà a tirare fuori. E alla fine ha fatto quello che voleva. Ha creato un bel portico. E adesso ci mette anche la porta. No, non ci mette la porta sbagliata. Io ve lo dico, visto che praticamente, se vi può interessare, vedo che ci stanno già gli stronzi. Dicevo, se vi può interessare, potremmo registrare qualche gameplay nel mondo di Ibn Battuta per fare un remake nella nuova versione, se vi può interessare. Quindi se vi può interessare, lasciate
un commento sotto il video della serie Relax. E quando raggiungeremo, che so, 10-20 commenti positivi, potremmo iniziare a registrare anche questa serie, che tecnicamente è una serie privata, cioè che non è pubblica, non è che... È il suo modo di giocare quando non registra. Se vi interessa vedere il suo modo di fare quando non registra, perché provate a mettere mi piace oppure a lasciare dei commenti positivi e cercherò di convincerlo a realizzare questo progetto. Naturalmente più avanti anch'io, una volta finiti i miei vari impegni, continuerò la serie nel formicaio, che anche quella mi sono fermato un po'. Ah, tenete presente che è estate. Non credo che quando è estate uno se ne sta attaccato al computer a fare gameplay, impugnare qualche bella figa ogni tanto. Ci sono impegni. Ok, tre casse enormi. Quindi praticamente per la tosse intenzione di riempirle con molto materiale. Meglio così. Almeno non sarà una serie noiosa. Nell'ultimo gameplay eravamo andati a fare legna. E si può dire che ne abbiamo fatta parecchio. Quello che adesso invece avremmo bisogno di fare, e che vedo che Paradosso ancora non ci ha pensato, è di crearci un letto. Però per crearci un letto ci servono le pecore. Per non ammazzare le pecore ci serviranno delle forbici. E mi sa che per il momento di metallo ancora non ne abbiamo molto. Però mi sono accorto che invece di rompicoglioni ne abbiamo parecchi. E visto che i rompicoglioni sono fastidiosi, presumo che la soluzione migliore sarebbe quella di scolpirli. In che modo? Semplicemente facendoli a pezzi, massacrandoli. Tanto sono già morti. Però il progetto di Paradosso è differente. Penso che voglia costruirsi un piccolo ponteggio, un molo sull'acqua per poter accedere più facilmente al mare e quindi magari metterci qualche barca per poter prendere il largo. Che non sarebbe per niente una cattiva idea, perché l'esplorazione marittima è una cosa che, Paradosso, piace. Allora, vediamo un po' come sistemare la cosa. Allora, prima di tutto mettiamo il ponticello. Ecco, penso che in questo momento sia la soluzione più adatta, così permette a questa testa di cazzo di salire più agevolmente e venirci a ruota infastidita. Già così è meglio, non possono superare le staccionate. Mentre invece noi li possiamo colpire in testa agevolmente. Il problema è che sono un po' lenti e qua a fine che passiamo tutto il gameplay aspettando che vengano. Visto che sto facendo il rendering, probabilmente dovrei tagliare questa parte. Ma sicuramente se la tagliassi succederebbe un gran casino. Quindi mi dispiace per voi, ma sono costretto a farvela vedere tutto. Uè, ci stanno 5 zombie tutti pronti a abbracciare Paradosso. Però se lui è furbo riuscirà a ucciderli tutti e 5. E visto che stiamo parlando di Paradosso, state sicuro che piano piano se li falcerà tutti e 5. Quindi vi lascio vedere a voi e poi con calma, quando ha finito, continueremo il commentary.
Ah, bene, alla festa siamo unito pure un ragno. Ma siamo proprio a posto. Ah, si è messo un generale qua. Ecco il ragnetto. Lui sicuramente la sta cercando la supera. E così lo possiamo uccidere più facilmente. Basta stare alla debita distanza e lo si uccide senza problemi. Lo so, potrebbe sembrare noioso questa fase di gioco, ma tenete presente che siamo all'inizio, ancora non abbiamo scoperto caverne, dungeon, ancora non abbiamo fatto praticamente, non abbiamo cominciato a fare praticamente tutto. Non abbiamo trovato un villaggio. Anzi, speriamo di poterlo trovare presto un villaggio, così almeno. Perché adesso gli NPC, se gli dai elementi di facile reperibilità, cioè zombie, grano, eccetera, ti danno smeraldi. E a volte, con molti smeraldi, possiamo anche ricevere libri incantati, spade con poteri. Così già possiamo incominciare a utilizzare incantati, anche se non abbiamo il banco da lavoro. Il banco degli incantesimi. Comunque, è sicuro che il banco degli incantesimi ce lo faremo presto. Già abbiamo trovato un paio di punti dove siamo scesi in profondità e potremmo tranquillamente trovare l'ossidiana che ci serve. E con un po' di pazienza potremmo anche trovare diamanti. E cominciando l'allevamento ci avremo la pelle. Più in giù, come vedete, ci sta una palude. E sicuramente nella palude riusciremo certamente a trovare la canna da zucchero. Elemento basilare per poter fare lo zucchero e la carta per i libri. Abbiamo paradosso un sacco di progetti in testa per questa serie. E voglio ringraziare Sinergo, perché se non era per lui che faceva la NovioCraft, secondo me la Relax, un paradosso, non l'avrebbe fatta. No, ci sono. Siamo cresciuti troppo, o se abbiamo dei problemi fisici che non ci rendono allettanti per l'adozione, finiamo sempre per essere scartati, rimaniamo nelle case famiglie fino ai 18 anni e dopodiché ci dicono ciao, mo' te la devi cavare da solo. Io dico questo perché la mia esperienza è stata questa. Quando sono arrivati a 18 anni hanno detto ciao e addio. La sono dovuta cavare da sola, mi sono dovuta fare il culo. Però a differenza.